La società è questo che ci ha chiesto di migliorare il campionato dell'anno scorso. Noi ce la metteremo tutta, come ho detto prima, abbiamo allestito una squadra come si deve, una squadra per competere nel campionato di promozione, una squadra costruita con giocatori importanti, con ragazzi importanti, e quindi è giusto che noi oggi, cioè dal 30 luglio, giorno in cui inizieremo la preparazione, faremo allenamenti, preparazione e tutto quello che serve per farci trovare il 2 settembre con la giusta concentrazione, la giusta voglia, perché poi i stimoli, la voglia, la determinazione sono quelli che fanno la differenza. Tutti, come ho detto prima, la rosa è composta da giocatori importanti, lo devono dimostrare sul campo, perché la squadra non si fa coi nomi, io non ho mai fatto la squadra coi nomi, abbiamo preso i giocatori al posto giusto perché serviva una certa idea di calcio, e quindi siamo andati a prendere quei giocatori che ci potevano fare fare in modo di creare una squadra che ci permette in mezzo al campo di fare gioco, di costruire gioco e nello stesso tempo di imporre il gioco. Stiamo vedendo di un altro portiere under per essere competitivi anche sotto quell'aspetto. Stiamo cercando di trovare un centrocampista, ma non abbiamo fretta, perché dobbiamo trovare quello che fa il caso nostro per quello che serve a noi. Un esterno d'attacco, se abbiamo delle situazioni che piano piano forse si aggiusteranno, e poi ecco, durante la preparazione se si riesce a sistemare qualche altra cosa la sistemeremo, ma non abbiamo fretta perché oggi l'intaleatura della squadra l'abbiamo quasi sistemata. A livello di staff manca il massaggiatore e poi la conseguente figura del fisioterapista, però annunceremo a breve, siamo tranquilli. A livello di rosa, lo avete visto nelle settimane precedenti, ne abbiamo annunciati diversi di giocatori, i confermati sono 5-6, poi stileremo la lista precisa, però la gran parte della rosa è fatta. Manca veramente qualche tassello, uno o due senior e un altro paio di under, poi è tutto a disposizione del mister, che insieme al suo secondo e al preparatore atletico Panno potranno iniziare a lavorare serenamente e con tutto a disposizione da lunedì 30 luglio. Sì, la notizia del Gaeta, se dovesse essere veritiera così come sembra, sarebbe comunque una grave perdita, perché parliamo di una società storica, l'unica forse che qui in provincia non è mai fallita e ha 86 anni di storia, 87, quindi sono comunque notizie che non vorremmo mai ricevere, però il calcio è questo. Noi guardiamo in casa Mistral e sappiamo che, come hai detto tu, il girone si preannuncia scoppiettante, come lo era lo scorso anno, se non ancora di più. Sono tante le compagini che si stanno attrezzando, soprattutto in Ciociaria, e quindi stiamo facendo di tutto per farci trovare pronti per affrontare al meglio questa stagione. Guarda, per la categoria, venendo dalla Serie A, vedo che comunque c'è una bella società e un approccio bello, tranquillo, gioioso. C'è tanta voglia di lavorare, c'è tanta voglia di fare, vedo molto entusiasmo da parte di ogni singola persona che c'è qui. Niente, c'è poco da dire, guarda, io non vedo l'ora di iniziare, di partire questo campionato, questa preparazione, niente di più. La scelta di scendere di categoria è legata a qualcuno che conosci bene oppure al progetto, che è sicuramente importante? Allora, per la scelta giustamente siamo retrocessi quest'anno con il Verona e niente, siamo fermi, non abbiamo trovato squadra, quindi questo mi permette di stare con voi. Quindi stando fermo ho scelto voi, perché vedo che comunque c'è una buona società. Ho parlato col mister, l'ho sempre ammirato, da sempre, anche quando ero qui in queste categorie, visto che l'ho fatta vari anni. E non ho mai lavorato col mister, mi è sempre piaciuto, l'ho sempre stimato, mi ha contattato, ci siamo messi d'accordo e niente, è nata subito questa intesa. L'anno scorso abbiamo fatto un campionato di preparazione, abbiamo centrato l'obiettivo di salvarci di essere giornate prima, poi dovevamo fare qualcosa di più, però noi siamo contenti così.
quest'anno giustamente dice, se l'anno scorso sono stato settimo, quest'anno vorrei cercare di arrivare sesto, però vediamo quello che succede, perché il campionato è tosto, eh. Abbiamo Formia, Sora, Terracina, abbiamo molte squadre agguerrite e noi cercheremo di giocare alla pari con gli altri. Abbiamo una buona rosa di giocatori, abbiamo un mister, insomma, Alessandro Parisella, che è una persona molto in gamba, io lo reputo molto in gamba, quindi ho gran piacere di stare con lui e con lo staff completo. E poi stare alla mister, adesso abbiamo un progetto giovani che li faremo crescere anche nel mio con giovanissimi e allievi. Ecco, mi sembra di aver capito che poi tra l'altro dal DS che questo staff tech deve essere integrato ancora con altre due figure e quindi sarà completo. Quindi a livello di promozione mi sembra che non esiste uno staff di questo genere. Sì, hai detto giusto, hai detto giusto. A livello di promozione uno staff così non c'è, ma io credo anche che sia un girone, è una promozione un po' così, ma ci sono molte squadre d'eccellenza. Parliamo di eccellenza, perché 5-6 squadre sono toste e noi ci dobbiamo confrontare con loro e cerchiamo di dare il massimo. Sudore, noi, loro, i ragazzi, avremo il piacere che la gente ci segua e quella per noi è sempre una marcia in più. Però vi faremo divertire, veniteci a vedere.